Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui mi permetterò di parlare un po' di alcuni miei libri e soprattutto tenuto conto che siamo ormai a fine giugno, quindi le vacanze si avvicinano per molti, per cui ho deciso di farvi vedere alcuni miei libri e consigliarveli per quest'estate, per le vostre vacanze, le cosiddette letture sotto l'ombrellone. Allora, come molti di voi sanno, almeno quelli che mi conoscono, sanno bene quanto io ami spostarmi, diciamo, tra i vari generi di scrittura. Non sono una persona che si fossilizza su un unico genere e per tutta la vita scrive storie, insomma, sempre molto simili. Mi occupo sia di narrativa sia di saggistica, per cui comincio appunto con la narrativa, con due tra i miei libri, diciamo, più recenti. Proprio l'ultimo, che come molti voi sapranno, si intitola L'ultima pandemia, è il primo volume di una trilogia di zombie. L'ho trovato in esclusiva su Amazon, sia in formato cartaceo sia in ebook. È una lettura che potete appunto portarvi durante le vacanze e godervi sotto l'ombrellone. Il libro sta andando molto bene, sono molto contento, potete anche leggere qualche recensione su Amazon. Pare insomma che i lettori siano abbastanza soddisfatti. Il secondo libro, l'ho scritto l'anno scorso ed è I segreti della Terra Incantata. È un libro per bambini, quindi oltre a pensare a voi, penso anche ai vostri figli. Potete portarvi anche questo libro, sono un centinaio di pagine, quindi leggero e agile da leggere. Che potranno appunto leggere i più piccoli. È un'avventura con tre piccoli protagonisti ambientata proprio durante la stagione estiva, in un campo estivo, quindi in tema con il periodo che stiamo vivendo. Adesso passiamo alla saggistica. Come molti voi sanno, io mi occupo soprattutto, diciamo, di cinema, ma ultimamente di calcio, in particolare di Juventus. E sono proprio alcuni libri sulla Juventus, quelli che voglio consigliarvi in questo video, a cominciare da Padroni del Mondo, la Juventus di Marcello Lippi, in cui racconto l'epopea dell'allenatore Viareggino sulla panchina della Juventus, che ci ha portato a vincere praticamente tutto: Scudetto, Champions League, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia, insomma tutto quello che c'era a disposizione nei suoi due cicli sulla panchina della Juventus, e ripercorro quelli che sono stati quegli anni straordinari tra il 1995 e i primi anni 2000, quando si è concluso il suo secondo ciclo. Il secondo libro dedicato alla Juventus è Numeri 1, I grandi portieri della Juventus, in cui racconto ancora una volta la storia di tutti i più grandi portieri della Juventus, dalle origini, quindi praticamente dagli inizi del Novecento, quando la Juventus appunto è stata fondata, fino a Szczęsny, all'attuale portiere della Juventus. A ogni portiere è dedicato un capitolo in cui racconto la sua avventura calcistica nella Juventus e il ruolo che quel particolare portiere ha avuto all'interno proprio della storia juventina. Un capitolo a parte dedicato ai più grandi numeri 12 della Juventus, perché insomma la Juventus ha una grande tradizione anche di secondi portieri, quindi da Budini a Perin, a Rampulla, insomma, abbiamo avuto tanti tanti numeri 12 molto molto importanti. Il capitolo Juventus si chiude con Top 10, i grandi numeri 10 della Juventus. Stavolta appunto passo dai portieri ai numeri 10 della storia della Juventus, che hanno fatto la storia della Juventus dagli anni 30, quindi da Giovanni Ferrari,
che fu appunto il primo numero 10 importante della Juventus, fino a Paulo Dybala, che è stato appunto l'ultimo che ha diciamo, dato valore a questa maglia da sempre importantissima per la Juventus. Anche in questo caso, come nel libro sui numeri 1, ogni capitolo un giocatore in cui racconto la sua epopea, la sua esperienza juventina e il suo contributo dato appunto alla causa juventina. Infine chiudiamo con il cinema, con uno dei miei libri di più successo, che ha avuto e continua ad avere grande successo, ovvero Guida al cinema di Bud Spencer e Terence Hill. Uno dei miei primi libri, tra l'altro, questo l'ho pubblicato all'inizio degli anni 2000, questa è una seconda edizione pubblicata nel 2016, in cui racconto appunto l'avventura cinematografica di Bud Spencer e Terence Hill attraverso anche tantissime interviste ai protagonisti, dallo stesso Bud Spencer fino a registi, sceneggiatori, doppiatori, attori, soprattutto diciamo gli stuntmen, quelli che hanno diciamo affiancavano i due attori, e a personaggi appunto che hanno comunque partecipato a questa grande avventura cinematografica che ha fatto di Bud Spencer e Terence Hill due veri idoli, due veri pupilli di tanti appassionati di cinema italiano, ma anche molto all'estero, pensiamo a tutta la Germania, all'Ungheria, in cui sono famosissimi. Con questo, insomma, mi fermo. Questi sono i miei libri che vi consiglio di portare per le vostre prossime vacanze estive. Spero, insomma, che in caso li acquistate, insomma, vi piacciano. Insomma, potete anche farmi sapere alla fine un vostro giudizio, lasciare un commento su Amazon. E leggere, insomma, vi permetterebbe anche di conoscermi meglio, di capire anche perché mi piace tanto spostarmi da un genere all'altro, senza stare lì sempre a scrivere le stesse cose. Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, spero seguirete i miei consigli di lettura per quest'estate, vi auguro buone vacanze a chi si appresta ad andare in vacanza, naturalmente anche a chi ci andrà nei mesi successivi, a questo caldissimo giugno. Anche oggi si sfiorano i 40 gradi qui a Roma. Vi saluto ancora, vi auguro una buona serata e alla prossima.